Benvenuti da Monica Morgan. Oggi è un piacere dare il benvenuto a Bella e Monella ad H7. Benvenuto. Ciao a tutti. Parto subito con la prima domanda che mi hanno inviato oggi per te. Ci racconti la storia del tuo nickname, del tuo nome d'arte? La storia del mio nickname è appunto il significato stesso del nome d'arte, a.k.a. in realtà a livello grammaticale corretto, significa conosciuto come 7-7. 7 rappresenta un po' quella che è stata la mia infanzia. A 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e l'ho collegato alla vita e alla morte dei gatti, creando appunto questo nickname che riuscisse in qualche modo a farmi toccare anche un po', stesso col nome, la world music, la musica che uscisse fuori dall'Italia in un certo senso. Quindi già un tocco internazionale. Arrivi in questi giorni, dopo aver vinto agli MTV EMAs il Best Italian Act, una soddisfazione pazzesca? Una soddisfazione incredibile, perché mai mi sarei aspettato in realtà di riuscire a vincere un premio così ambizioso. E questo ovviamente lo devo a chi mi ha supportato fino ad ora, ma soprattutto ai miei fan che mi hanno votato affinché vincessi il premio. Quindi è una soddisfazione non solo mia, ma anche per chi mi segue e mi supporta. Dopo che sei uscito da Amici, hai percepito subito il grande affetto che il pubblico ha per te? Appena sono uscito da Amici, sì. Guarda, è stata una bellissima soddisfazione, perché prima che uscissi da Amici non pensavo di essere così apprezzato dal pubblico e magari dai ragazzi che mi seguivano da casa. Invece, appena uscito, ho avuto questa bellissima sensazione ed è stato molto piacevole, perché era praticamente l'opposto di quello che mi aspettavo. Quindi un'altra riconferma. In questi giorni ti stiamo ascoltando con il tuo nuovo singolo, che è 6 PM. Mi racconti un po' la storia di questo pezzo? 6 PM racconta di un amore che è durato poco, ma è stato intenso, è stato vissuto in una maniera tale da avere dei bei ricordi della storia stessa, e rappresenta un po' appunto questo traffico, no? Questo caos che viene collegato proprio al caos mentale che c'è in un amore tossico, magari, che però purtroppo non riesci a distaccarti, perché riesci a vedere solo cose positive in questo amore. Però come tutti gli amori che durano poco, magari ha un lieto fine positivo, e in questo caso c'è stato un bel lieto fine. Su questi due personaggi si rincontrano su una terrazza, giusto per rivivere quel ricordo di come è stato guardarsi negli occhi, no? E magari lasciandosi anche il passato alle spalle, però senza un ritorno. È un momento meraviglioso quello che hai raccontato, ma anche quello che hai raccontato poi negli altri tuoi singoli, per l'appunto, che conosciamo da un po'. Non era la prima volta con Amici che provavi a presentarti al grande pubblico? C'era già stato un tuo battesimo a X Factor con il tuo nome reale, Luca Marzano. Sì, quando ti è stato chiesto un'impressione su questa cosa, hai detto che allora, quando sei andato lì, adesso sai che non eri pronto. Che cosa è cambiato in questi 3 anni? In questi 3 anni è cambiata la consapevolezza con i miei confronti, è cambiato magari l'approccio alla musica stessa, su come realizzarla, su quali idee connettere il mio sound, è cambiato veramente tutto, il mio approccio proprio al mondo artistico, a quello discografico, l'approccio con i miei confronti, mi sento molto più maturo rispetto a quando avevo 16 anni. Come ti vedi allora da qui a 10 anni? Cosa farai tra 10 anni? Guarda, da quei 10 anni non lo so, sincero, perché sono una persona che non pone limiti alla propria vita. Se domani mattina dovessi svegliarmi a fare qualche altro lavoro, ben venga, non è una cosa orribile, anzi. Però la cosa che, magari l'unica cosa che riesco a vedere, se dovessi riuscire a creare una famiglia, non di più. Non voglio aspettative nella mia vita. Vivo quotidianamente mettendo tutto me stesso. Quello della famiglia è un desiderio meraviglioso. Invece la cosa a cui punti di più sul lavoro qual è? Il tuo sogno lavorativo? Il mio sogno lavorativo è cercare di raggiungere il mercato estero, magari quello della top global, no? Proprio come è successo ai Maneskin. Loro sono l'esempio lampante di come gli ostacoli possono essere superati con la propria forza e con la forza di chi ti supporta. Allora noi ti facciamo un grande augurio in questo senso, ancora complimenti per il premio appena vinto. Grazie ad H7. Grazie a voi.